concluso con le repliche dell'assessore e il rinvio degli atti di indirizzo in commissione, il dibattito sull'edilizia sanitaria e sulla realizzazione di nuovi ospedali in Piemonte, iniziato il Consiglio regionale il 26 aprile. Viene celebrata per la prima volta con una cerimonia in Piazza Castello a Torino il 9 maggio la Festa dell'Europa. Durante la manifestazione presentata a Palazzo Lascaris e promossa dal Consiglio regionale con il Parlamento europeo, si svolgerà la premiazione dei vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei. Il cammino delle donne dalla liberazione ad oggi è stato il tema conduttore dell'incontro al Cinema Reposi di Torino su iniziativa del Comitato Resistenza e Costituzione, con TG Rai Piemonte e Agis Scuola, per riflettere sul 70° anniversario del voto alle donne. In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, il Consiglio regionale, con il Centro per l'UNESCO di Torino e l'Ordine dei giornalisti, ha organizzato un convegno a Palazzo Lascaris sul tema Libertà di stampa e libertà di pensiero, informazioni e idee oltre ogni frontiera. Fino al 20 maggio a Palazzo Lascaris è visibile la mostra su Antonio Michela, di San Giorgio Canavese, inventore di un sistema meccanico semiautomatico per scrivere velocemente i resoconti delle sedute in Senato. Oggi lo stesso sistema è utilizzato anche dal Consiglio regionale. Si naviga lungo il Po anche il 9 e il 10 maggio alla scoperta di libri e autori piemontesi, iniziativa della Biblioteca della Regione. Appuntamento alle 15.30 al Monumento a Garibaldi di Corso Cairoli. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Erbari di flora palustre sono esposti fino al 3 luglio nell'ingresso di Palazzo Lascaris. Si tratta del secondo appuntamento delle collezioni minime 2016, proposte dal Museo regionale di Scienze Naturali. Gli erbari sono visibili dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18.